questo convegno si incentra sui cambiamenti della società attuale, in particolare sui processi di insegnamento-apprendimento e come evolvono dal punto di vista della gestione della pratica educativa. Il convegno si incentra prevalentemente sui processi educativi, come stanno cambiando in funzione dell'introduzione degli oggetti digitali e virtuali. Questo connota in maniera diversa sia l'apprendimento appunto che l'insegnamento, modificando sia l'approccio dal punto di vista metodologico che delle prassi educative. Ma quello che nei diversi interventi viene analizzato è l'applicazione, cioè come si arriva a questo attraverso una ricerca di tipo empirico. Per esempio, valga per tutti, non solo l'intervento dei colleghi stranieri, Michel Manson dalla Francia e Teresa Godal dalla Spagna, ma prevalentemente quello anche di colleghi che vengono per esempio dall'Università Partenope, che stanno studiando i post millennium, ovvero quei ragazzi che usano le tecnologie dal punto di vista in una maniera diversa e vengono studiati perché cambia il loro approccio con la realtà e soprattutto con l'oggettualità, e questo modifica completamente e ristruttura la visione del rapporto dell'uomo, dell'individuo in funzione dell'identità che diventa plurima, del rapporto con la conoscenza e gli oggetti della conoscenza, ma soprattutto con i saperi disciplinari, i quali sono determinanti per la costruzione di profili culturali forti. Il problema che c'è dietro riguarda i processi di simbolizzazione. Dentro l'immersione tecnologica c'è un problema di selettività dell'informazione, c'è un problema di accrescimento della conoscenza, ma soprattutto di nuove competenze che non sono ben identificate e neanche ben definite. Nel momento in cui si va a scuola già il mondo è cambiato e abbiamo un problema di complessità dell'istruzione. E allora gli insegnanti, quando ci chiedono che cosa fare, hanno ragione, perché quello che loro insegnano oggi potrebbe non valere domani. La mia portazione credo che è un po' critica su quella era della digitalizzazione e il potere della tecnologia, e ritornare anche sulla bellezza delle cose che sono belle e anche sono utili per cercare la conoscenza anche. Noi sappiamo che in Salem, all'America, alla California, quello che lavorano con la nuova tecnologia portano le sue bambine, l'infanzia, alle scuole di Stern, alle scuole di Waldorf, perché dicono che la tecnologia è un linguaggio che cambierà e sta cambiando. Ma cosa che non cambia sono gli oggetti. Allora non vogliamo andare indietro, vogliamo veramente cercare quella che la storia dell'umanità è ancora viva e può aiutarci ad andare avanti.